Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Book of Demons. Nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con l'ultimo pezzettino che ci mancava prima del nostro cuoco e adesso mi sa che dovremo proprio andare a picchiare con molta violenza, diciamo, e arroganza il nostro cuoco. Cioè che non è nostro, alla fin fine, è nostro, sono in senso amichevole. Tanti scheletrini, tutti sfasciati. E facciamo che scendere sotto nelle catacombe. Abbiamo sbloccato il corvo, bellissimo. Abbiamo sbloccato il corvo. Yeah. Cacca. Ah, c'ha un occhio nella bocca. Va bene, lo apprezzo. Ok, ma non voglio metterlo come avatar corrente. Al prossimo avatar è la rana. Ok, non posso cambiare il discorso. Spudars. Nothing to do. Blah, 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 blah. Ok. Not now. Ah, è una quest che dura circa 13 minuti e 20. Ci proviamo. Oddio, cos'è questa roba? Che brutto cuoco. 13 minuti e 20 solo per picchiare lui. The fuck? Just have to butcher you and voila! Adventurer du jour, master will appreciate. Ok, non c'è solo lui. Abomination is scared, but mere doors won't protect it. I must find the key. Cioè, però mi fa un po' ridere, nel senso che se lui dice "Ah, ti cucino e siamo a posto", perché si deve proteggere? Cioè, da un vaso sono usciti dei vasi? Che storia è questa? Eh? Achievement sbloccato Stone Powder, che achievement è? Distrugge 5 spore viscose prima che esplodano. Oddio, oddio, cos'è sta storia? Cos'è sta storia? Ehi, no, 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 ridatemi i miei cuori, ridatemi i miei cuori. Che è successo? No, dove... No, ehi, wait, no, scusa, non volevo salire su. Avete pazienza? Eh no. Fatemi passare, please, please. Ehi, 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 no, 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 non ci stiamo capendo, non ci stiamo capendo, proprio un Kaiser di niente. Cos'è tutta sta storia? No, datevi quel cuore. Anche questo per piacere. Guarda quanti cuori. Chi è che ha lasciato i cuori per terra? Poi cos'è sta storia? Via, via, diamo. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Picchiamo, diamo un picchio a questo qua. Ok. Adesso aspettiamo che arrivino questi qua. No, pure. Aspetta, eh. Ok. Dove è andato il tizio? No, schiva, schiva. Ok, dai che stiamo migliorando un pochettino. Cos'è? È la chiave? Ma non me lo aprire subito, porca mannaggia, che adesso mi arriva la gente cattiva. Cos'è? Il vaso dei vasi. Poi via 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 via, picchia tutti, prendi i cuori, picchia tutti. No, un altro ancora, basta. E smetterai a un certo punto di fare sta roba. Ok. A posto? No, c'era rimasto il tizio l'anno scorso. Cosa fai l'anno scorso? Dai, che ti perdi tutto il divertimento.
Niente, possiamo andare, mi sa, eh? Ok, allora, prima di aprire i vasi vorrei vedere se c'è qualcuno prima da picchiare. Per evitare degli effetti a catena. Sono delle macchine di sangue in giro, ma... No, qua non ce ne sono. Mi sa che dobbiamo proprio aprire tutti i vasi per vedere... cosa ci aspetta. Prego questo. Cosa succede? Poi... No, via, picchia, picchia. Ok, proviamo questo. Ah, no. Ok, no, non mi hanno danneggiato, per fortuna. Due gargoyles. Ma no, ma lasciami in pace, stupido gargoyles. Ok, è andato. Apriamo questo, oddio. Vabbè, ragnetti. Niente di troppo grave. Ok, sono andati. E una cacca. Che succede? No, gli arcieri di nuovo. Via, via. Via, via. Dodge, dodge. Super dodge, city. No, mi è esploso in faccia. Porca mannaggia. No, i ragni, che schifo. I ragni, che schifo. No, comunque, non pensavo una cosa. Effettivamente, pensavo che, essendo che uno va in linea retta, se la freccia ti arrivava nella tua direzione, se ti spostavi di un minimo, ti colpiva lo stesso. Invece sembra di no, perché prima le frecce, cioè spostandomi su e giù con quello che facevano gli arcieri, non mi beccavano. Quindi devo cercare di schivare un pochettino di più. Ok. No, sto tizio cattivo qua. Tipo, ecco, se adesso faccio così, no, questo magari mi colpisce perché è un mago. È un mago, ma sei un mago. No, ecco, quella l'ho schivata. Che storia. Devo cercare di schivare un pochettino meglio. Non è successo niente, sicuri? No, non è successo niente. Una cacca. Tre vasi, proviamo questo. Un tizio cattivo. Ah, di quelli che si arrabbiano e poi dopo. Vabbè, ma facciamo con calma. Non era lui che faceva i maiali puzzolenti, no. Ah, ragni. Oh, santi nomi. Ok, i ragni sono andati. Allora. Oddio, queste mi fanno paura, perché adesso si aprono tutte a catena, di sicuro. Ce ne sarà una esplosiva che mi fa aprire tutte le altre. Quindi cerchiamo prima di disinnescare quello che possiamo. Immagina quanto fallisco ad attaccare i gargoyle. Ci ha messo un sacco di volte. Tira giù, ok. Allora, farei che disinnescare prima le altre. Ok, devo cercare di muovermi un pochettino di più. Chi c'è qua? Via, via, via. Ok. Poteva andare peggio. Quale delle tre? Questa? Ok, molto buono. Via via, damose, uno per volta, uno alla volta, per carità. Mannaggia la miseria. Ma porca miseria. Avevo appena recuperato i cuori. E ne restano ancora tre. Questo ha le spore esplosive, ok. Dei cuori, ma anche un tizio cattivo. Ah, ma è uno zombetto così da poco. Ok. Ai quali potevo anche tenermeli per dopo, forse scomparivano. Mi sa che abbiamo aperto tutto, ci resta solo questa storia qua. Proviamo. Non lo so, una al centro rischierebbe di farle saltare tutte. Però una di fuori mi sa che sono quelle più probabili che siano esplosive. No, invece è la chiave. Dopo però. Questo. Ok, spore esplosive. Proviamo una di qua, così siamo un po' più lontani se per caso succede qualcosa. No, stai qua.
Vabbè, uno zombie cattivo ciccione. Intanto mi scrivono, ma leggerò più tardi chi mi scrive perché mi scrive. Via. Ok. No, ha fatto esplodere delle casse il tizio esplodendo. Avrei dovuto pensarlo prima. No. Kaiser. Kaiser, quante casse mi hai aperto? Quante casse mi hai aperto? La spora, avrei dovuto disinnescarla, porca miseria. Ci sono gli scheletri, niente di grave. Il problema è che questi non si spostano mica. Damose, dov'è l'altro scheletrino? Ah no, è un... Esplode! Aia! Cos'è che mi viene addosso adesso dei gargoyles? Ecco, vieni qua, bravissimo, così non facciamo, non distruggiamo le casse. Bravo. Ecco, bravo anche tu, uno alla volta, per carità. Ok. Una cacca, ok, proviamo a aprire quello, una cacca. Ah! Oddio, è la muerte che arriva con le sue spose! La muerte delle spose! Gargoyle, vieni qua da solo per piacere. Aia, cosa sta succedendo là sotto intanto? C'è gente che esplode e muore. Ah, ci sono delle spore che esplodono. Lasciamo esplodere le spore che magari mi ci muore la gente. Aia, 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 gargoyles. Non così forte perché c'è. Cos'è di tutto che esplode? Ah! Continuano ad esplodere cose. Vediamo se si riesce a fare qualcosa. Allora, tira giù questo per esempio. No, ma l'avevo colpito il maiale. Muorici. Ok. Mi sa che sono aperte tutte adesso le casse, eh. Con tutte queste esplosioni che sono state. Aia! Mastro massone. Come avrò picchiato abbastanza gargoyles da... Ah sì, 100 gargoyles. Ok, la chiave e questa parte l'abbiamo finita. Erano le ultime casse, se non sbaglio, che dovevamo aprire qua. No, vabbè, credo che mi dica, mi parli del più avanti, non di qua. E già comunque è molto ottimista il gioco rispetto a quello che siamo noi, perché... Aveva detto 13 minuti, ma ne sono già passati 12. Cos'è? Aia! No! Porca miseria! Oh, non ho preso danno, non so come. Non c'è ancora il cuoco qua, vero? No, no, il tizio coi cuori. Il tizio coi cuori gialli, no, per piacere, perché quello mi uccide. Aia. Uff. Pensavo di non avere abbastanza spazio in cui arretrare, invece... Aia... No, disinnescale che se esplodono e mi aprono le casse è un casino. Comunque no, si dodge anche qua con il mago. Cioè, pensavo fosse più difficile schivare, invece in realtà no. E di nuovo, porca miseria. Ok, allora qua non c'è niente. Ognuno di queste... Ah, cosa succede? No, non ho gli scheletri, no. Via, 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 via. Dove vai, stupido arciere? Porca, ma mi ha aperto lui la cassa? Come cavolo si è aperta?
Forse è stato un auto-attack, ma l'auto-attack non fa... Oddio! La chiave c'è, cos'è questo? Ah, è il tizio ciccione. Quello un po' irritabile. Via! E un altro mago. Sì, lo dico anch'io. Ma no, cosa dai? Volevo solo ucciderlo. Dove andà? Dove? Ma dove andà? Ma dove vai? Ma cosa fai? Ma per piacere. Uff. Quanta vita che mi hai fatto perdere. Oh, santi nomi. No, disinnesca, disinnesca, disinnesca. E una volta, no, non volevo aprire la chiave. Porca miseria, mi sono aperto il passaggio. Non voglio, è l'ultima cosa da fare quella. Dove vai? Dove vai? Lascia che ti picchi in pace. No, 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 disinnesca, disinnesca. Ma dico, eh sì, dico, anch'io. Aia. No, perché ho aperto due casse, porca mannaggia. Cos'è uscito dall'altra? Niente, sembra. Niente. Questa luccica, ma... Ah, no, vabbè, sono queste spore stupide. Allora, qua abbiamo fatto. Visto che devo guardare qua sopra. Non c'è niente qua sopra. Abbiamo aperto tutto, è possibile. No, c'è qualcosa che luccica di qua, sembra. Ma non è vero. È un luccichio stupido. Allora, là c'è tutto. Qua c'è tutto. La porta l'abbiamo aperta. Andiamo dal nostro cuoco a questo punto. No, cos'è che dice? The cook flying wild dog. Ma c'è un cane ancora che svolazza in giro? Prima, forse. Penso di sì, perché qua ci deve essere solo cuoco, quindi abbiamo lasciato in giro un cane. Vabbè, chi se ne frega del cane, dai, a un certo punto, sono già 17 minuti che registriamo. Ok, allora qua c'è da bere, se fosse necessario, ma non vorrei bere adesso. Ma ha già un sacco di livelli sta a fare. Aia! Via, 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 cosa fai? Via, 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 via. Via. Dammi, ma cosa sono sti schifezze qua saltellanti poi, per piacere? No, sono avvelenato, sono avvelenato. Pure gli shuriken, ma cos'è sta storia? No, c'è il cuore di fuoco qua. Via, fatemi passare per piacere. E niente, cos'è sta storia? Ma no, fatemi per piacere passare. No. No, no, via. Via. Siamo solo al terzo, porca miseria. Adesso ho lo scudo pure. Via. Aia, no, no, cos'è? Di nuovo. Non ho più mana, mi sa, No. Infatti. Sì, e poi?
Di pozioni ne ho ancora un pochettino su un altro. Ok, siamo a metà strada, dai. Aia. E di nuovo, cos'è sta storia? Via! Via le stelline, no. Ridatemi i cuori. Si sta trasformando di nuovo. Apriamoci la strada. Come è appena finito colazione? Ma cosa stai dicendo? Dai. No, il ragno. Che schifo. E via, 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 via. Cos'è sta storia? Datemi dei cuori. Ah! Scusate, ho colpito il microfono, ma non volevo farlo, ma mi sta spawnando tutto contro. Dai, l'ultima stellina, ok. Si trasforma. Ho preso la roccia sulla testa, porca mannaggia. Aia. Sì, pure il mago, cos'è sta storia? Dai, diamo quest'ultimo colpetto al tizio, dai. Cos'è sto schifo? Ma che schifo! Ma dai! Ma è di cattivo gusto proprio! Ah, un sacco di carte, cos'è che mi dà qua? Una carta leggendaria, ma non sappiamo cos'è. Ah, Dio! Via, 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 via! E adesso dobbiamo far fuori tutti. Cos'è sta storia? Via, 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 via. Alla fine che ci muoio per gli altri, non per il cuoco. Via. Ma via, per piacere, toglietevi dai piedi. Come faccio a missare tutta sta roba, dai. Cosa fa questo? Dai, muori. Per piacere. Via, via, picchiamo anche questi. Via, picchia, 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 picchia duro. Ho solo più una pozza. E ti pareva. Allora, uccidiamo sto mago del Mengoli. Ah, ma scusa, non mi fa passare sta affare. Oddio, santi nomi. Datemi i cuori per piacere. Cos'è sta storia? Ah, ho la possibilità di usare Death Rage, ma spero di non doverla usare. Porca miseria. Dai. Fine. No, è rimasto quel flying wild dog che probabilmente è rimasto indietro. A sto punto, in un'altra parte del livello. Ah, qua c'è del mana. Ma c'è di nuovo il mana. A saperlo prima potevo venire a prenderlo qua. Beh, era comprensibile, dai, è abbastanza simmetrico sempre il dungeon, quindi... Andiamo giù, dobbiamo cercare questo wild hog. Wild... no. Flying wild dog. Hot dog. Cos'è sta roba, tra l'altro? Not in to drink, I'm full. Ok. Ma è tipo un mix mana... Ma... No, non me lo dice dove... Non posso cliccare, mi ci porta, mi dice... Ehi, guarda, è qua. Ah, eccolo sto scemo d'un cane. Ok.
Level clear. Ok, possiamo andarcene. Per fortuna. Prima è venuto troppo lungo questo video, ci abbiamo messo molto di più di quanto non fosse necessario. Yeah! Ok, devo dire che questo mi ha stupito, sì, sul serio. I people rate, tutta questa gente qua. Ma facciamo che prendiamo un po' di mana, dai, sto giro. E... cosa volevo dire? Cosa hanno qua da dirci? It means you can beat them, and there's still hope. Sì. Still, as Sage tells me, when it comes to devils and such, death is a blurry thing. Their living essence is not like ours, and sometimes they endure death, hiding in the shadows. Evil can be stubborn like that, you know? I can't tell you how I know this, but there are magical keys that force them to become flesh and blood again. If you stumble upon such things, you'll be able to fight them again, and maybe even kill them for good. Sounds convoluted, I know. I'm not an expert. Ah, quindi vuol dire che possono risorgere, a meno che non usiamo delle chiavi. Questo sta dicendo. La Golden Key però non me la fa comprare comunque. Stay and listen for a while. Identify card, questa qua nuova che ho. 5000? È una leggendaria, ok, ma unlock card slot. Lei ha qualcosa da dire? Upgrade card, charge card. Cos'è charge card? Ah, use his left, 1 su 8. Cioè se la carichiamo. Ah, me ne dà un'altra. Ok. Vabbè, per questo prezzo 2 possiamo anche caricarlo. Upgrade card, cosa possiamo upgrade. Niente in realtà. C'è una da identificare. Possiamo upgradeare la Bloody Armor. Sì. Non male, a livello 2 cosa fa? 50% di possibilità. Mentre invece questo belt che però non usiamo. Non mi interessa questo. Proverei più che altro a upgradare il Bloody Armor. Ma no, no, non adesso, dai. No, 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 no. E questo invece cosa dice? Perhaps you have noticed there seems to be some antipathy between the sage and the fortune teller. You would do well to pay no heed to what they say about each other. Old age brings many burdens that can make one's heart bitter. As for their adventurous tales, I have yet to see any evidence of their deeds, so I'm afraid the passing years might have weakened their minds, which now drift towards the fantastical. Who knows? They might even believe in the things they're describing so vividly. Now that I think of it, their quarrels might be a facade. Years spent in the monastery made me quite observant, so either I'm growing old too, or they might have something more. E anch'io penso a questa cosa qua. Cioè che in realtà magari si odiano solo in facciata il saggio e la megera qua. Però in realtà c'è qualcosa di sotto che. Missed me already? Qua cosa che mi dà? 2 premi, 5 mana e 4 vita. No, direi di no. E questo qua, proviamo a identificare la carta. Dai, proviamo. Costa un sacco, 5000, ne varrà la pena. Speriamo. Red Tears, item legendary. Ma è una pozione? Instant Earth Restore 20. Posso usarlo fino a 5 volte. E dà l'immunità al danno per un secondo dopo averla utilizzata.
Aspetta, changing warrant will set the charges to zero. Remember to restock. No, ok, la metto in inventario per ora, eh. Non ho che card slot, costa 10.000. Però non lo sbloccherai per ora, non ho niente da che voglio mettere. No, una cosa che vorrei vedere più che altro, vabbè, qua ci, mi dice che ci sono le carte nuove. Ma che è questa che ho a livello leggendario poi? Legendary. Ah, però mi rimborsa i soldi. Allora sì, facciamo che switcharla, scusa. Però, allora. Questa mi dà 20 più un secondo di immunità. E costa 100 caricarla, mentre l'altra dà 40 cosi subito. Non capisco perché questa sia leggendaria, se vale di meno, ma forse perché devo upgradearla? Posso upgradearla, mi scusi. Questa è... Sì. Ma allora upgradiamo questa, sì. Devo mettere due lune? Vado con le due lune. Upgrade. Ok, adesso ricaricarla costerà 300, va bene. Però almeno mi dà più vita. Ricarichiamola magari adesso perché sennò non ne ho. Questa. 1, 2, 3, 4, che era quanto ne avevo di là. E ne ho un massimo di 10. Beh, ci sta. Posso averne molte di più che non prima. No, no, alla fine mi conviene. Conviene tenersene. Allora, voglio vedere però che cosa sblocchiamo dopo. La rana per forza, gli altri non possiamo. Book 3 e book 5. No, quindi dobbiamo per forza andare così. Cosa? Poi qua abbiamo la scelta tra due. Dobbiamo per forza cercare la Paranoid Frog. E niente. E cos'altro? View Awards, cos'è? Ah, ok, tutti sti imbarazzano qua. Ho 6 di livello argento, 22 di livello bronzo e 0 di livello oro. Va bene. E tutorial, sleeves. Va bene. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Mi spiace per essere finito di nuovo lungo, ma sono lento io, sono proprio un po' scarso. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, scrivere un commento qua sotto, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto, seguirmi su Telegram e su Twitter se per caso vorreste restare aggiornati su live, futuri video e altre cose. Ciao a tutti, buona giornata.